Coach, primo scrimmage a San Marcellino della stagione 2018-2019, una Fiorentina Basket nuova di zecca, carichi di lavoro molto elevati, abbiamo visto che la squadra in alcuni momenti ha fatto molta fatica, però nello stesso tempo un gruppo che sta cercando di diventare una squadra. Sì, fortunatamente abbiamo fatto fatica, perché se non avessimo fatto fatica sarebbe stato preoccupante, poi lo sport è fatica, quindi mi piace vedere i ragazzi belli impegnati sia sul piano fisico che mentale. Niente, classica test per il campionato, quindi con un impegno psicofisico importante, la ricerca del amichevole con San Miniato, è naturalmente una squadra molto aggressiva, ci ha fatto sperimentare alcune situazioni che dobbiamo implementare nel nostro sistema tecnico-tattico, e credo che sia stato molto un amichevole, un test molto, molto positivo, molto, molto costruttivo. Il prossimo test amichevole sempre qui a San Marcellino, questo giovedì 13 settembre contro la Stella Azzurra, cosa ti aspetti? Sicuramente metteremo dentro qualche altra cosa sia in attacco che in difesa, quindi andremo avanti nel programma. Quindi niente, mi aspetto sempre l'impegno, sempre, ecco, la cosa positiva di oggi è buona, e che è quello che deve essere sempre la nostra base, è veramente la compattezza difensiva, l'essere aggressivi, l'aiutarsi nelle situazioni di emergenza. Quindi, come la squadra dell'anno scorso, pur essendo questa completamente diversa e nuova, ci sono queste basi e questo positivo. Continuità e discontinuità con la scorsa stagione, un fattore di continuità è stato il saluto a fine partita al gruppo delle poche presenze, oggi veramente poche, ma si sente che la Fiorentina Basket è entrata nel cuore dei tifosi. Sì, per essere una partita di settembre, sinceramente forse era più gente di qualche partita di campionato dell'anno scorso. No, positivo, chiaramente, appunto, nuova stagione, dobbiamo essere tutti consapevoli che la squadra dell'anno scorso non esiste più, la squadra della finale dell'anno scorso non esiste più e non esiste neanche più la finale dell'anno scorso. C'è una squadra nuova da assemblare, da costruire, abbiamo perso 3 top player della Serie B, e quindi dobbiamo ripartire e sperare che i ragazzi che abbiamo scelto quest'anno raggiungano i livelli che eravamo stati bravi noi e anche i ragazzi dello scorso anno a raggiungere col lavoro. E siamo in un programma triennale dove vogliamo programmare, appunto, per fare questo salto di categoria che auspichiamo. Ma ci vuole, appunto, programmazione, la giusta costruzione anno per anno della squadra, e penso che questo triennio ci porterà a un livello più alto. Per seguire la Fiorentina Basket, Firenze Basket Blog, il sito, ma anche Facebook e tutti gli altri social.